Sono 20 anni che vengo in questa spiaggia bellissima, poiché quest'anno è particolarmente sporca per colpa probabilmente di qualcuno che non ha voglia di portarsi a casa i rifiuti, abbiamo deciso di autogestirci e pulircela un po' noi. Da chi è composto questo gruppo? Siamo tutti amici che ci troviamo qui al mare da tanti anni. Chi avete contattato per questa iniziativa? Ah, niente, abbiamo mandato una mail al sindaco e all'assessore che prontamente ha risposto e gli siamo molto grati. Sappiamo perfettamente, conosco benissimo i problemi che hanno i comuni in questo periodo, però sinceramente penso che se tutti possiamo fare qualcosina nel nostro piccolo, portandoci a casa un pochino di spazzatura, sicuramente la nostra spiaggia, che è veramente bella, ne avrà di giovamento. Quali problemi tu individui in questa spiaggia? Innanzitutto la pulizia, il fatto che comunque la spiaggia spesso e volentieri non è pulita, nel senso che le persone fumano e buttano le sigarette nel mare, vengono a mangiare e lasciano la spazzatura, spesso buttano i sacchetti dentro in pineta. Questo secondo me è proprio un segno di inciviltà, soprattutto di poca educazione nei confronti dei nostri figli. Pulizia a parte, tu ritieni che le infrastrutture siano adatte per questa spiaggia? Per questo tipo di spiaggia secondo me sì, perché chi viene qui vuole sicuramente trovare un mare molto libero. Personalmente io vengo qui perché non mi piace la spiaggia organizzata, non amo andare nei lidi organizzati, se no sarei andata in altri posti. E perciò secondo me questo potrebbe essere solamente se più pulito e magari con qualche gabinetto potrebbe essere un pochino più usufruibile. Ami questo lido perché? E perché ci vengo da tanto tempo, perché sono molto affezionata, i miei figli sono cresciuti nel frattempo in questo posto e ho trovato diversi amici, ho fatto tantissime amicizie qua in Puglia e mi piace molto. Cosa ci fa il giovane Marco in questo gruppo? Io vengo da una cittadina vicino Milano e ormai sono tanti anni che veniamo in vacanza qua a Mottola. Con la mia famiglia abbiamo trovato questo gruppo di amici, siamo venuti in questa spiaggia, ormai sono quasi 10 anni che veniamo in questa spiaggia e l'abbiamo trovata soprattutto quest'anno ridotta molto male, quindi ci siamo organizzati più che per ripulirla totalmente, almeno per far vedere un segno del fatto che a noi interessa che questa spiaggia rimanga pulita e rispettata da quelli che ci vengono. Perché un giovane ama questa spiaggia? Innanzitutto perché non c'è la confusione che ci potrebbe essere in un lido con tante famiglie, tanti gruppi molto numerosi. Noi siamo tanti ragazzi, soprattutto di 18-16 anni, che questa spiaggia ha un mare che è veramente bellissimo e è comoda da raggiungere anche da noi, abitiamo Mottola, Palagiano, Palagianello, questi paesi vicini, e a noi interessa questa spiaggia anche perché, proprio perché siamo tanti, ci sono tanti giovani, tante persone che la popolano, diciamo, e quindi possiamo anche fare nuove conoscenze, nuove amicizie. Lamentele o apprezzamenti per il lido di Venti? Fai tu. Lamentele sono state sempre, ci sono sempre e forse continueranno sempre, in quanto sono giorni che dei bagnanti sia del sud che della mezza Italia o da altre parti che arrivano qui e qui c'è sempre quell'ordine che non è ordine di tanti anni fa, che a periodi c'è stato un po' di rastrellamento la mattina con trattori e un po' di pulizia e ordine, ma da un po' di tempo si vede la spiaggia come affollata nel periodo delle ferie, praticamente con i bambini, con gli anziani, e stando una giornata qui sulla spiaggia è deplorevole. Quindi questo è da mettere in considerazione, perché quello che stanno facendo quei signori volontari o quelli che sono sta a indicare ad altre persone la differenza
dell'ordine dal sud al nord dell'Italia o oltre il confine. Gli italiani devono rispettare l'ambiente, devono essere loro responsabili delle loro porcherie che lasciano sulle spiagge e ovunque vanno, perché queste sono risorse che noi abbiamo. Le nostre spiagge vanno salvaguardate e rispettate nell'interesse reciproco di tutti, perché i turisti portano soldi e portano lavoro nelle nostre regioni, specialmente al sud. Secondo te quali sono i punti deboli e i punti forti di questo? I punti deboli sono della regione, sono delle amministrazioni e dai controlli, che qui controlli non se ne vedono, assolutamente, non ci sono mai visti. E quindi i controlli devono essere fatti a tappeto, ovunque e sempre, sia di giorno come anche di notte. Pinuccio, ho aderito all'iniziativa. All'inizio un po' scettico, perché mi sono visto attaccare e la giornalista mi chiama e mi dice: guarda, vuoi aderire all'iniziativa? Certamente, ho detto, si tratta di risolvere i problemi del paese, di ripulire una spiaggia che io affannosamente cerco di tenere pulito, però mi sembra che dobbiamo andare a ripulire una zona già pulita da poco. In effetti la zona l'avevamo già pulita, le foto risalivano a 5 giorni prima. Beh, noi siamo diventati assessori, Piero vice sindaco da qualche giorno, e la spiaggia era già ripulita fino in fondo lì. Ora, beh, stiamo ripulendo l'area che i vandali stanotte hanno lasciato sporco, e vi dico che stamattina qui c'erano 4 operatori che hanno riempito camionate di rifiuti. Comunque, e per concludere, ben vengano queste iniziative. A queste iniziative noi aderiremo tutte e, come dire, invitiamo loro o chi altri vorrà a prendere iniziative di questo genere in questo settore, in altri settori, ovunque ci sarà da lavorare per il paese, noi ci saremo. Programmi per il futuro per quanto riguarda la pulizia di Chiatone e di Venti? Allora, è in programma di rivedere, appena sarà possibile, il contratto con la Tecnoservice. Rivedremo il modo di raccolta e di selezione. Cambieremo i programmi, cambieremo i giorni della raccolta, cambieremo probabilmente i giorni del mercato a Chiatona, e ieri c'è stata una concomitanza di effetti. Il giorno di San Lorenzo, la mancata raccolta contrattuale della domenica, il mercato che dal venerdì l'hanno spostato al sabato, stamattina c'era un caos. Abbiamo fatto di tutto. Ora inizieremo a venire con le forze dell'ordine, lo faremo nella giornata del 13 e del 14, perché qui non si facciano più tendopoli, faremo di tutto perché questo accada. E per quanto riguarda tutto il problema di raccolta dei rifiuti, eccetera, inizieremo a mettere i microchip nei contenitori. Ogni cittadino sarà invitato a fare la raccolta. La raccolta deve essere fatta, il 65% minimo deve essere raggiunto il prima possibile e tenuto oltre il 65% per l'intero anno, in modo che non si debba pagare l'ecotassa, che costa 22,50 euro a tonnellate. Questo è il programma immediato dell'amministrazione. Poi vi aggiungo che in futuro ci sono altre iniziative di potenziamento del servizio attraverso un finanziamento che abbiamo ricevuto con l'aro della zona occidentale. Forniremo due camioncini Daily alla ditta per migliorare il servizio. Faremo probabilmente una piccola isola ecologica o in alternativa prenderemo iniziative di questo genere. Sicuramente l'obiettivo sarà di raggiungere al più presto i parametri minimi di legge previsti per non pagare le quotasse. Grazie. I punti contrattuali che hai citato sono modificabili o c'è da attendersi un braccio di ferro tra amministrazione e aziende? Non ci sarà nessun braccio di ferro, si tratta semplicemente di metterci a fare due conti. Dout des, togliamo qualcosa, aggiungiamo qualcosa. I numeri purtroppo non li possiamo cambiare. Sicuramente ridurremo il conferimento dell'indifferenziato. L'indifferenziato è un incentivo a non differenziare, lo dobbiamo ridurre, e con quei soldi che recupereremo in quel capitolo lo utilizzeremo per migliorare i servizi di pulizia.
Avete pensato a incontri di quartiere per sensibilizzare i cittadini? Sicuramente, la prima cosa che voglio fare è andare a parlare con i preti, in modo che nelle loro omelie dicono che sporcare è peccato. Lo dice sporcare anche il Papa, che bisogna sporcare avere... significa aumentare i costi, sporcare significa tenere il paese sporco. Quando è facile, quando è bello fare la raccolta differenziata? È semplice. Prendi per esempio quel famoso condominio che sta vicino al comune. Non hanno imparato, ma lì sotto è ancora è pulito, ora è pulito. Al di là delle microcamere, delle microspie, che non ho mai messo, l'ho solo fatto pensare e si sono adeguati. Bene, cercheremo di fare gli incontri con i preti, gli incontri di quartiere, la sensibilizzazione nostra diretta per far capire che per esempio buttare un concio di tufo in un cassonetto indifferenziato alle tasche del cittadino nel conferimento in discarica costa 4 euro, quando un tufo vero costa 1 euro. Pensate ai danni che quella persona che viene sorpresa a buttare rifiuti nell'indifferenziato, quanti danni fa alle nostre tasche, alle tue tasche in un modo particolare, che ce l'hai belle grandi. Quello di Rino sembrava uno spot per la raccolta differenziata. Io non aggiungo di più agli aspetti tecnici. A me preme sottolineare l'aspetto, diciamo, della sensibilizzazione alla coscienza ecologica. E a me fa piacere qui avere Monica. Avere Monica qui che è di Milano. E con piacere ho appreso che è una consigliera di Legnano del Partito Democratico, quindi un valore aggiunto anche questo. Grazie. E vengono da Milano per beneficiare del nostro clima, del nostro mare, delle nostre spiagge e avendo, immagino, una coscienza ecologica che forse noi non abbiamo ancora compreso il valore inestimabile delle nostre coste. Io ricordo, ma penso che Monica lo saprà già, noi siamo, alle nostre spalle c'è una riserva biogenetica che insomma può non dire niente, ma è una chicca del nostro versante, del nostro versante. E se a questo io aggiungo questa riserva biogenetica e a pochi chilometri dallo scempio dell'Ilva, certo, dobbiamo capire, dobbiamo essere consapevoli ancora di più che la dobbiamo preservare il più possibile, certo, perché non dobbiamo solamente guardare a sinistra, a destra, verso l'Ilva, ma possiamo guardare alle nostre spalle, ai monti della Calabria che vediamo più verso occidente, ci rendiamo conto di vivere un paesaggio che dobbiamo preservare. A voi grazie di essere venuti grazie nella nostra voi. Terra, grazie di averci dato una lezione. No, diciamo, mi permetto solo di aggiungere una cosa a quello che diceva l'assessore. Oltre che ai preti, che vanno sempre bene da sensibilizzare, i bambini, a scuola, quello perché i bambini sono più avanti di noi, i giovani sono più avanti, i giovani sono meglio di noi vecchietti, perché noi vecchietti facciamo fatica a capire le cose che avanzano. Noi vecchietti vogliamo sempre le cose come si stava bene tanti anni fa, invece i giovani sono molto più tecnologici, informatici e sono intelligenti, perciò se noi picchiamo sui giovani dicendo che sporcare è peccato e si fa male perché il loro futuro è anche in questa spiaggia, sicuramente a Palagiano, a Mottola, in tutte le zone, però sicuramente possiamo ottenere qualcosa di più. Grazie. Okay. Questa interazione con i cittadini si applicherà anche per risolvere altri problemi? Sì, è un modo per cambiare il passo rispetto a quello che è successo da 2 anni e mezzo a questa parte, speriamo di continuare a fare bene.